Per quasi un italiano su due la fine della pandemia è ormai vicina. È uno dei risultati emersi dall'indagine realizzata dal Centro di Ricerca dell'Università Cattolica di Cremona sulla base di dati raccolti ed elaborati tra fine gennaio e inizio febbraio. La metà del campione di persone intervistate ritiene anche che il Covid sia meno contagioso dell'anno scorso. Si fa sentire il cosiddetto effetto Omicron, ovvero la sensazione che si abbia a che vedere con una malattia meno pericolosa. Essendo io tutelato, essendo le persone a me e intorno a me sono vaccinate, posso stare tranquillo. Credo che sia fisiologico dover riaprire. Dopo 2 anni di lockdown penso che sia una buona idea. Ritorno alla libertà per noi giovani, ritorniamo a divertirci e speriamo di farlo, cioè di continuare. Abbiamo perso la maggior parte della nostra gioventù per il Covid. Ci sono delle distinzioni da fare anche in base all'età degli intervistati. Per esempio, gli over 60, che in piena pandemia erano i più preoccupati in merito al contagio, adesso risultano essere molto meno ansiosi rispetto alle persone di fascia 30-50 anni, dove non a caso si trova la percentuale più alta di non vaccinati. Sono un po' preoccupata per quello che potrà succedere. Non vorrei mai che prendessi di nuovo il Covid, dato che io l'ho già fatto, oppure che richiudano o che succeda qualcosa di più grave. Intanto si aspetta il 25 febbraio per sapere il parere dell'Agenzia del Farmaco sulla quarta dose di vaccino per le persone più vulnerabili. Chiudo di nuovo il reparto Covid dell'ospedale di Codogno, uno dei primi campi di battaglia della prima ondata.